Quando sono arrivato a New York, cioè la mia passione per il fumetto è nata quando sono arrivato a New York da Cuba, avevo 7 anni. Sono arrivato da un paese caraibico a una città fredda e sconosciuta. Mio padre mi ha dato un fumetto, io mi sono messa a leggere e questo è stato un modo per me anche per imparare la lingua. E ci sono caduto un po' dentro, cioè ci sono inciampato contro e quando l'arte ti sceglie, ti prende, quando l'arte sceglie che tu sei un artista, non puoi soltanto seguirlo. Come è nata l'idea di Rocchito e da chi si è ispirato? Ma ho una grandissima passione per l'esplorazione. Ho detto, perché non proviamo a esplorare questo pianeta con un occhio diverso, a riconnettersi con mondi che non si conoscono e con persone che non si conoscono dentro a questo pianeta, però proiettato nel futuro. Quindi non come Star Trek che si muove da un pianeta all'altro, ogni volta che vai in un nuovo pianeta imparano come, cioè, si impara come mangiano, come danzano, come si muovono, come vivono. La cosa che mi interessava era farlo sul pianeta Terra, essere una specie di Marco Polo del futuro. E poi anche Cuba è parte dell'ispirazione della creazione di Rocchetto, c'è un piccolo paese che rappresenta Cuba in Rocchetto che evolve, come spero che anche Cuba evolva. And they learn the food and the culture and the dancing, and then they go to another place. And that was kind of like, I want to see if I could do Marco Polo, but like in the future, what would that be? Cuba was a big inspiration for that, and it still is in the story as the Rocchetto evolves. This little country that stands for Cuba will evolve too. I hope. Pensando al futuro, crede che ci sarà ancora spazio per i fumetti a disegni oppure sarà solo computer? My fingers up. Right? That's the future. Thinking ahead. Okay, that's the future. This is the future. That's the future. They're the future, not me. It has to go back. Quindi ci deve essere, si deve ritornare indietro e riconnettersi col nostro corpo. Perché è un'esperienza completamente diversa, prendere il pennello, metterlo nel colore, l'acqua, insomma l'esperienza fisica rispetto a essere davanti a un computer e decidere la linea 0,5 mm, clic, metterla dentro, ciao. Click 0.5 line this way and then just throw it in.